Per gli appassionati si tratta di un evento unico, non solo per ammirare le evoluzioni di ballerini professionisti, ma anche e soprattutto per acquisire nuove tecniche grazie a delle vere e proprie masterclass. Il tango è protagonista a Trani, la città che ha un suo legame con Astor Piazzolla, con la terza edizione di un festival interamente dedicato a questo ballo, che ha la sua culla in Sud America, con una disputa mai terminata tra Argentina e Uruguay. A Palazzo San Giorgio le esibizioni sono senza soluzione di continuità, con le lezioni di tecnica, la milonga sul mare, gli insegnamenti di valse e gli stage dedicati al tango di secondo e terzo livello. Appuntamenti che si ripetono sino a domenica, con la chiusura affidata a Corina Della Rosa e Giulio Balmaseda, insegnanti di milonga. Il tango da noi lo facciamo da tanto tempo fa e all'Italia arriviamo quasi tutti ogni anno e ogni volta è meglio, perché loro stanno capendo che il tango non è solo passi, tutto quello, è una forma di muoversi, di ascoltare la musica. Io penso che anche il tuo ballo è così, il tango diventa veramente interessante. Io penso che amare la musica del tango, perché la musica è lo che te porta a bailarlo, a sentirlo. Io penso che questo, senza la musica, siete bailando, però no tango. Sì.